siamo nella Dicomac a San Marco Evangelista, è la direzione di comando e controllo ed è da qui che verrebbe coordinata l'eventuale evacuazione della popolazione dalla zona rossa flegrea. Mimiamo il... Ogni attività che verrà svolta e coordinata da questo luogo è una sorta di ufficio che si occupa solo ed esclusivamente di questo. Per far bene, se vuoi poi danni agibilità, sono una parte dei beni culturali. All'interno della Dicomac, chiaramente. Allora, chiaramente all'interno della Dicomac, questa qui è una di quelle in cui la Dicomac si riunisce per fare il punto delle attività in corso. Il numero di persone che deve lavorare all'interno della struttura è importante, quindi abbiamo ampliato la struttura già esistente con delle strutture mobili, sono delle compiate. Allora, oggi è il secondo giorno di esercitazione, quello visibile insieme a quello che domani accompagnerà anche diciamo, l'evacuazione dei cittadini. Ovviamente la componente iniziale, quella che si vede di meno, la componente di carattere scientifico, perché il sistema si sta testando tutto, dall'analisi dell'evento fisico fino ovviamente all'accoglienza dei cittadini nelle regioni gemellate, attraverso un percorso che ovviamente è concentrato in pochi giorni. Nella realtà questo percorso potrebbe essere lungo anche settimane, se non addirittura mesi. Le esercitazioni servono per testare le procedure. Che cosa significa? Significa che ovviamente al termine di tutta quanta l'intero processo ci sarà un'analisi ed è giusto che qualche cosa non vada bene, nel senso che vanno utilizzate proprio queste attività per aggiustare quelle che magari sono, o limare quelle che magari sono state le sfasature di un sistema complessissimo che interessa tantissime istituzioni che tutte quante insieme si mettono a braccetto per risolvere il problema generale che poi è la gestione del rischio vulcanico per quanto riguarda il territorio dei Campi Flegrei. Se noi riusciamo a capire che l'attività addestrativa è una cosa importante quasi quanto l'attività di realizzazione dei piani, se non addirittura di più in alcune situazioni, non facciamo un discorso di, diciamo, di modernità. Questa è una cosa importante ed è il motivo per cui i cittadini debbono partecipare e che si debbono sentire parte attiva, partecipi di questa comunità che poi è la comunità della resilienza dei nostri territori. L'esercitazione sta procedendo molto bene per partecipazione e qualità di partecipazione da parte di tutte le istituzioni. Quindi le componenti del sistema di protezione civile ormai da due giorni stanno sfidandosi su quelle che sono le attività che devono essere messe in campo, impegnative in caso di passaggi in regione. Abbiamo testato con mano quanto sarà complesso quel momento ed è giusto che siano state fatte esercitazioni da parte di tutte le istituzioni. La governance di questo rischio vulcanico è molto basato sull'input che arriverà dalla comunità scientifica e quindi la comunità scientifica, dopo la dichiarazione del livello arancione, si è riunita qui per tenere una filiera corta decisionale, quindi in una stanza si monitora il fenomeno vulcanico e nella stanza a fianco si assumono decisioni.
Questo per fare in modo che la tempestività dell'allarme da diramare al territorio avvenga nel tempo più breve possibile, con una probabilità di accadimento dettata dalla comunità scientifica.